Ciao a tutte e bentrovate in questo nuovo video. Quest'oggi vorrei spiegarvi passo passo come realizzare uno scramble come questo, anche su richiesta di alcune di voi. Iniziamo subito con il centro del nostro scramble, perché è da qui che parte la lavorazione. Prima di passare alla spiegazione dello scramble, vorrei appunto mostrarvi i materiali che ho utilizzato per fare il mio e partiamo con questo cotone numero 5 della DMC, un color azzurro chiaro. Poi ho usato quattro colori dello stesso tipo di cotone della Drops Loves You numero 7. Si lavora con un 3,5 needle hook, vedete qui, e sono tutti dello stesso tipo. Uno è con questo color carta da zucchero, poi un turchese molto molto chiaro, poi ho optato per un verde più scuretto e poi un turchese un po' più scuro. Sono tutti da 3,5. E per abbellire al centro il mio fiore ho utilizzato queste perline color viola scuro, comunque le trovate in qualsiasi merceria ben fornita. Ovviamente uncinetto 3,5, uncinetto Smirne, un uncinetto più piccolino da filè da 1,50 nel caso appunto volessimo fare le parti più piccoline, sì, comunque ci sono delle parti più piccole da fare, quindi è utile. E poi un ago con del filo da cucito, eccolo Smirne. E c'è appunto l'ago, perché alcune parti non le faremo mano a mano, ma le cuciremo dopo. Partiamo con il nostro uncinetto numero 3,5 e il nostro filato turchese molto chiaro, facendo un cerchio magico. Facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3. Lavoriamo all'interno del cerchio magico una decina di maglie alte. 2, 3, abbiamo la quarta, quinta, sesta, settima, ottava, nona e decima maglia all'interno del cerchio magico. A questo punto tiriamo il filo e chiudiamo il cerchio con una maglia bassissima. Esattamente nella prima delle 3 catenelle fatte all'inizio. Fate una catenella e lavorate maglie basse partendo dal centro del cerchio, così riprendete il filo. Fate così per tutto il giro, andando a creare il punto bottone, che deve essere
abbastanza pieno. Ok, siamo arrivati alla fine del primo giro, ma siccome ancora è abbastanza basso, faremo un altro giro identico, cercando di inspessire proprio la forma in questa maniera. Non faccio altre catenelle, non mi fermo, vado avanti. In realtà proseguite adesso fin quando non sarete soddisfatte e adesso vi mostro a che livello più o meno deve arrivare. Voi continuate questa operazione finché non siete soddisfatte della grossezza. Già si sta formando. Allora, arrivata a questo punto, io continuo a fare la stessa operazione. Sono arrivata a fare il mio punto bottone, più o meno deve risultare questo, un po' cicciottello. Ok, arrivata qui, chiudo, vado nella maglia successiva e chiudo con una maglia bassissima, così. E spezzo il filo, quindi spezzato il filo lo nascondo tra le maglie anche all'interno del bottone. Così non va a darci fastidio. Adesso prendiamo uncinetto da 1,5. È il filo più fino, quello numero 5 della DMC, azzurro chiaro, e andiamo col prossimo punto. Agganciamoci. Consiglio anche di sfruttare quello che rimane dietro, facendo uno, due, tre, quattro e 5 catenelle. Lavoriamo su queste 5 catenelle. In che modo? Facciamo passare il filo sotto le 5 catenelle, filo sull'uncinetto, ripassiamo sotto e vai, passi il filo, lo passi sotto le catenelle, prendi, rivai giù,
prendi il filo, passi sotto le 5 catenelle e riprendi il filo finché non arrivi fino alla fine, più o meno. Passi sotto, riprendi il filo, filo sull'uncinetto, passi sotto le 5 catenelle e prendi il filo. Filo sull'uncinetto, passi sotto le 5 catenelle, riprendi quindi il filo. Poi filo sull'uncinetto, passi sotto, riprendi il filo. Filo sull'uncinetto, passi sotto. Filo sull'uncinetto, ripassi sotto. Ok, facciamo che ci va bene così. E adesso passiamo il filo in tutti. E abbiamo formato il nostro primo punto. Adesso andiamo nella maglia successiva e facciamo una maglia bassissima. Ecco il nostro primo petalino. Da qui in poi proseguiamo, ne dobbiamo fare 6 o 7, va bene, ok. Adesso ripetiamo facendo 5 catenelle. 1, 2, 3, 4 e 5. Ripetiamo quindi la stessa operazione che abbiamo fatto prima. Uncinetto, facciamo passare sotto le 5 catenelle, prendiamo il filo, prendi il filo sull'uncinetto, fallo passare sotto e riprendi il filo. Sempre così. Questo modo. Ok, mettiamo il caso che ci vada bene così, facciamo passare il filo in tutti gli anelli, esattamente in questo modo. Andiamo nella maglia successiva e facciamo una maglia bassissima. Chiudete quindi con una maglia bassissima. Abbiamo il secondo petalino, quindi fatele per tutto il giro. Per evitare che vengano troppi petali accavallati, vi conviene staccare un petalo dall'altro facendo una maglia bassissima nella maglia successiva e poi fare le 5 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4 e 5 e poi fate il vostro punto come vi ho mostrato prima. Prendo il filo, passo sotto le 5 catenelle e riprendo il filo, prendo il filo, ripasso e vado sempre in questa modalità.
Quindi per questo fiore io staccherò i petali uno dall'altro con una maglia bassissima. Quindi non facendo subito il petalo, ma facendo la maglia bassissima. Allora, passiamo su tutti, ecco qui, e vado a chiudere nella maglia successiva con una maglia bassissima. Ecco qua. Poi, cos'è che faccio? Vado nella maglia successiva. E qui eccola. E faccio una maglia bassissima. Così comunque ho uno stacco più che gli dà un po' di spazio, ecco, a ogni singolo petalo e non si accavallano magari in questo modo. Ecco. Continuo fin dove, quindi me ne rimangono. Qua mi verrà qualche petalino in più, credo, perché comunque il cerchio l'ho fatto forse un po' più grande. Comunque stiamo lavorando in freeform. Io vi mostro adesso appunto i punti che ho utilizzato. Poi sta a voi sperimentare. Quindi sono arrivata alla fine del mio fiore e semplicemente ho chiuso in quella che rimaneva con una maglia bassissima. Adesso ho tirato il filo. Lo spezzo e lo nascondo. E abbiamo fatto il fiore centrale. Mi raccomando, nascondete bene i fili. Adesso io per abbellirlo al centro gli ho messo una perlina di queste. Vedete? Prendo il mio ago che ho già infilato con il filo e seleziono una di queste perline. Ecco qua. Così. Allora, infilo l'ago in modo che sia al centro, prendo la perlina e ce la infilo e do alcuni punti fissando la mia perlina, puntando al centro, poi ripuntando dal basso verso l'alto, infilando nella perlina. E un altro punto ad andare sotto. Possiamo spezzare il filo. Fissatevelo. Nascondete, fissate tutto. Per il momento lo blocco così. Ok. E abbiamo fatto il nostro fiore centrale. Questo ha un po' più petali però. Allora, da qui in poi cosa bisogna fare? Io ho fatto questa parte verde. Questa
questa parte verde, che sarebbe questo filato qui, non ho fatto altro che agganciarmi nella maglia dove abbiamo chiuso tutto. Faccio 3 catenelle. E poi cosa vado a fare? Vado a fare un punto che si fa prima con le 3 catenelle, poi che cosa vado a fare? Mi aggancio sul retro di questi petali, qui, esattamente qui, e faccio una maglia alta. In questo modo, qui adesso devo stringere un pochino. Ok, lavoro all'interno dello spazio tra le 3 catenelle e la maglia alta qui dentro. Prendete il filo, lo passate all'interno dello spazio e lo riuscite fuori. Prendete il filo, passate all'interno dello spazio e lo uscite nuovamente. Prendete il filo e lo fate uscire. Per un po' di volte. Poi passate in tutti e chiudete. Ecco qui. Adesso fate una maglia alta qui, in quello successivo, cioè quello in mezzo tra gli altri due che avete fatto, in quella maglia lì. Ok, poi un'altra maglia alta qui nel petalo sotto e fate un'altra maglia alta. Ripetete la stessa operazione. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Facciamo 6. Passate in tutti, chiudete. Sto continuando a usare l'uncinetto 1.5. Proseguite adesso facendo una maglia alta nel lembino qui in mezzo ai due e abbiamo un altro punto. Adesso proseguiamo in mezzo agli altri due petali e facciamo un'altra maglia alta. Vedete dove mi aggancio? In questi lembi che si formano sotto i petali. Ripetiamo l'operazione, prendete quindi il filo sull'uncinetto, 3, 4, 5 e 6. Passo in tutti, chiudo. Poi vado qui nel lembo successivo e faccio una maglia alta. E procedo così per tutto il giro, quindi lavorando queste zone. Infatti dopo mi aggancerò esattamente qui al centro.
Poi mi aggancerò qui subito dopo, poi qui subito dopo, insomma, sfruttando il retro, facendo questi punti. Comunque, questi sono affilati che vi consiglio molto perché sono molto belli, brillanti, molto facili da lavorare e ve li straconsiglio proprio. Sono ottimi. Poi anche a prezzi abbastanza buoni, devo dire. Allora, facciamo di nuovo, io mi sto riagganciando. Uno, due, tre. Quattro, cinque, sei, sette. Ma facciamo 7 stavolta, devono essere per forza tutti gli stessi. Ok, abbiamo fatto un altro punto. Poi, cosa mi vado a ritrovare? Qua. E vado di nuovo a fare la mia maglia alta. Poi, dove vado? Qui in mezzo. E rilavoriamo. Ecco qui. Poi ho terminato il mio giro con una maglia alta, quindi agganciandomi normalmente facendo una maglia alta nella maglia sottostante e adesso vado a chiudere con una maglia bassissima. Con una maglia bassissima in questa maniera. Poi spezzo il filo e lo nascondo anche questo. Ok. Questa è la parte, diciamo, al centro. Poi fatto alcuni bullion su un lato. Ne ho fatti precisamente 5. Quindi andiamo a fare i nostri 5 bullion, possiamo farli dal lato che insomma preferiamo di più, riprendendo il nostro filo turchese con il punto bullion, con il filato turchese chiaro. È uguale a quello che abbiamo usato per il centro, per intenderci. Fate 3 catenelle, avvolgete il filo. Vi consiglio di farlo proprio alla base dello smirne, così avete
una coerenza. Avvolgetelo un po' di volte, quante volte volete. Andate nella maglia successiva, uscite tutto, riprendete il filo, chiudete e lo fate passare attraverso tutti gli anellini. Ok, chiudiamo, ne fate altri 4. Siamo a 2. Ne fate un terzo.